Ciao a tutti ragazzi, tutti questo nuovo video di The Manic of Isaac Afterbirth. Siamo qui oggi per cercare di fare una bella partitozza. Per essere più precisi, voglio fare una partita in grid mode, visto che non la facciamo da un pochettino e ci manca praticamente solo Blue Baby in boss rush, quindi possiamo prendercela tranquilla e fare almeno una grid mode. E stavolta vediamo i personaggi che preferisco. Li ho già fatti in grid mode, mi sa. Anzi. Quindi credo che andrò di Maddalena. No, non hard. Non hard, sono un coglione. Ci siamo persi anche l'Eden Blessing, mi sa. Nope. Exit game. Ok. Quindi, no, non continuo. Niente Death Blessing comunque, eh. Va bene, usciamo da questa cavolo di partita che è inutile. E facciamo una grid mode con Maddalena. Perfetto, niente disblessing perché a quanto pare era in una challenge e non contava. Il seed per questa grid mode è HFWT780E. Maddalena inizia con un pochettino meno velocità e lo Yamarte un cuore in più. Soprattutto con la grid è molto utile perché possiamo entrare qua dentro all'inizio e recuperare subito il centesimino. Soprattutto se si trovano per caso una cacca dorata qui dentro, è una cosa boh, bellissima. Perché oltre a recuperare il centesimino, si ottiene oltretutto una luck up in questo caso, quindi sono stato anche fortunato. Ma oltre ciò si ha la possibilità di comprare subito la chiave, visto che sono fortunello, entrare anche qua dentro e diciamo addio alle lacrime. Mom's Knife, inizio partita è utile, però beh, dovremmo riuscire a shottare tutti i nemici, quindi dobbiamo aumentare il nostro danno. Obiettivo della grid mode è romperla e donare 99 centesimi nella grid machine. Perlomeno nei miei video. L'obiettivo normale della grid mode è arrivare alla fine di di tutti i piani, come ogni partita di Isaac. E per essere più precisi, ogni piano, ci sono 5 piani. C'è il basement, le caves, le depths, l'utero, womb, o come lo volete chiamare, eccetera, eccetera. Poi c'è Sheol, lo shop e il piano dove c'è Mega Grid. L'obiettivo è raggiungere tutti questi piani e in tutti tranne l'ultimo è presente una specie di arena, potremmo definirla così, che si starta con il bottone che c'è al centro e che per fermarlo costa un mezzo cuore. A meno che non siete dei Lost, in quel caso non costa nulla. Dovete pagare mezzo cuore per fermarlo. E dovete affrontare tutte queste. Come, non le definirei neanche sfide, le definirei ondate per poi raggiungere la fine del piano. E dopo 10 ondate si sbloccherà la stanza che ci permette di andare giù. Un po' confuso come l'ho spiegato, però non so neanche bene come spiegarlo meglio. Di questi oggetti, potrei in realtà decidere di non prenderne nessuno. Perché l'unico buono è questo. E dico che lo prendo perché diminuisce Rate of Fire. Se non c'era quello, mi sa che non avrei preso Car Battery in questo caso perché non mi aiutava. Neanche se trovavo il D20 mi aiutava, quindi va bene così. Direi perfettamente che possiamo andare avanti così. Infatti, è un'ottima partita. Mi sto dimenticando di chiudere la porta della mia stanza, spero che non dia fastidio un attimo di rumori, perché ovviamente nel resto della casa ci sono rumori, mentre io quando suono a me non c'è mai quasi nulla, a parte il rumore di fondo del microfono, perché povero me, sono povero e non ho un microfono decente. No, più che altro non ho mai speso soldi per il microfono, per le cuffie sì, perché giocavo in un team DCS e quindi mi ero comprato delle cuffie che ritengo buone. Le Siberia V2, le ho trovate, devo dire, tutto il periodo in cui ho giocato a CS veramente ottime. Adesso magari non troppo utili, però hanno comunque quantomeno un microfono decente. Se guardate i video prima di queste cuffie, notate che, beh, la differenza si sente. Abbiamo due buoni oggetti. E che prendo tutti e due perché Mode Void è estremamente buono. Sacrificial Dagger lo stesso, ma The Void è un attacco caricato che rilascia un circolo attorno a noi e potremmo utilizzarlo abbastanza bene. 15 monete non c'era nulla che mi interessava, credo. Mi sono dimenticato di guardare che altro oggetto c'era. E qui non compreremo nulla perché non vediamo oggetti, prendiamo soltanto questi due che sono qui. Questa è una pillola Balls of Steel, che culo. Quindi bene, mi aspetto adesso di ottenere, che ne so, perks. Signori, che pillola è questa partita.
Va bene, qui non compro nulla se non questo. Quindi, perfetto, abbiamo comprato la chiave, che è la cosa che mi interessava. Entriamo qua dentro e vediamo che cosa c'è. Speriamo niente di brutto. Dead Sea Scrolls potrebbe risultare più utile. Già del Yamart, perché abbiamo speso un bel po' di cuori. Devo dire che Mode Void dà anche la possibilità, se siamo precisi, di ottenere cuori neri se uccidiamo i nemici con il Mode Void. Quindi, beh, è un buon potenziamento. Ci ha dato l'effetto del chiodo, credo, che ci ha potenziato. Quindi, bene, non mi lamenterò mai di ottenere un cuore di fede gratis, visto che è il chiodo che permette il cuore di fede gratis. Non capisco che cosa avevamo adesso. Avevamo qualcosa che non mi ha fatto prendere danni, quindi bene. Però, ok. Ah, sì, è vero. L'effetto del chiodo, oltretutto, oltre a darci un aumento di danno, una diminuzione di velocità e un. E basta, un cuore di fede. Permette anche di rompere tutte le rocce in cui si passa. Ah, no, ma lo prendiamo danno. Sono io soltanto deficiente che non mi accorgo che non facciamo effetto perché siamo sotto effetto di chiodo. Scusate, stavo sistemando una cosa e non vi ho neanche potuto preavvisare. Non taglio neanche perché veramente poco tempo è passato. Però comunque niente di che. Maledizione. Odio quando la gente si mette a urlare a caso anche fuori dalla finestra. Devo chiuderla perché è caldo. Quindi sì, l'adoro tanto. Io abito esattamente proprio. Se io ho sentito gente che fa video che si lamenta di abitare tipo in alto. Perché, boh, motivi X, Y, Z, non li so. Io vorrei abitare in alto, perché almeno non si sentirebbe la gente fuori da casa mia che urla tipo manco se fosse in mercatino. Quindi, e dà estremamente fastidio, ovviamente. Almeno, non credo che ci sia qualcuno che apprezzi gente che urla fuori casa, però va bene. Che oggetti ci sono qua? Ovviamente non lo sappiamo, e Satana ce l'ha fatto anche un'offerta. Prendiamo questo, di solito è buono, ed è Abaddon. Ciao signori ragazzi, io sono Fortunello. Questa è cos'è Demon Baby, che a sto punto ci speravo, però va bene. Abbiamo ottenuto comunque più cuori di quanti avevamo prima e anche un aumento di danno, quindi siamo stati estremamente fortunati. Particolarmente buona la situazione quando succede una cosa del genere. Ora, niente più Curse of the Blind, grazie gioco. Demon Turret non è troppo utile, però Din era capi up, già mi aiuta perché otterrò anche qua un patto con Satana. Potrei rollare tutta la partita, però nope. Un altro HP non è una cosa che ora mi interessa. Questa è una boss hostile, sì che è una boss hostile. Quindi perfetto, entriamo qua dentro. Ludovico Technic mi dovrebbe dare un coltello? No, non è Ludovico Technic, è tecnologia? Che funziona in modo strano. Perché ho pensato a Ludovico Technic? Non so, mi sono frumato Droke. Quindi, tecnologia. Più il coltello mi permette di sparare il raggio che fa il danno comunque. E casomai ho il coltello. Madò, che combo! Cioè, ho. Coso infinito. Poi c'ho Maud e Void e il coltello per la breve distanza. E un cuore nero. Credo che mi abbia dato l'effetto di Book of the Seven Sins. Adesso non lo so. L'unico effetto proprio negativo che mi può dare è il kamikaze che mi fa danni. Ed è uno dei pochi effetti negativi che mi può proprio dare. Che è un effetto negativo a tutti gli effetti e non mi aiuta in nessun caso. Ho una pillola che non conosco. Che non volevo usare, volevo prendermi a Pretify e usarla adesso per mantenermi anche il cuore nero. Cioè la boss steel volevo utilizzare, quindi perfetto. Sono indeciso ancora su quell'altro HP, però credo che vedremo dopo. Perfetto, perché questo mi farà fare una marea di danno, visto che ho il coltello e la Sacrificial Dagger. Adesso volevo caricare un pochettino, però a sto punto aspetto. Ci sono dei Wrath in questo momento, quindi non è troppo difficile. Un oggetto che vorrei, per gusto proprio personale, con la combo che ho adesso. Ok, My Little Unicorn, che è buono. Una combo che vorrei con gli oggetti che avevo adesso era di sicuro. Adesso cerco di farmela venire in mente. Shield Tears. Il carbone non dovrebbe fare effetto. Vediamo qua cosa c'è. Cioè, anzi, sì, perché abbiamo giustamente qualcosa che
funziona con il carbone, cioè il nostro raggio che dovrebbe essere potenziato, quindi abbiamo ottenuto molte cose, cioè molti oggetti, quindi possiamo scendere qui sotto e entrare qua dentro, cioè scendere qui sotto 8 minuti. Come sapete, le mie partite in grid mode non durano mai tanto, anche se strano a dirsi, però questi video sono più pesanti dei video normali. Game Kid, beh, lo ritengo superiore all'oggetto che avevo prima, quindi ok, un altro HP. Potevo farne a meno, ma a sto punto lo prendo. Vediamo cosa c'è qua. Un cuore di fede che potrei tranquillamente decidere di prendere. Però prima di tutto cercherò di donare vita qui. Va bene. Cos'è questa? Ematemesi. Più utile quanto sembra perché mi ricarica la vita. Già, questa è una. È un effetto considerabilmente buono. Cerimonial Robes. Beh, aumento di danno. Non c'è molto da dire. È un aumento di danno. È un buon aumento di danno. Che non si rifiuta mai. Quindi possiamo andare. Piazzo una bomba qui perché a questo punto voglio rigollare gli oggetti che mi propone. Non mi propone niente di molto migliore. Quindi prendo no, 9 Volt. E BFF potrebbe tornarci utile. Pandora's Box, non so dove usarla, quindi proviamo a rifare così. Questo sarà secondo me l'ultimo piano in cui voglio spendere soldi, per il mio gusto. Così dovrei riuscire a recuperarne abbastanza. Però non so come siete sicuro, quindi facciamo così. Niente di che. Un ultimo tentativo di reroll. Quello è il D7, reroll le statistiche. Non mi interessa. Quindi proviamo a rirollare di nuovo la macchina. E ok. Ok, Chaos. Chaos potrebbe essere utile, però non in questo caso. Quindi direi di prendermi prima One Up e Growtormon, va bene. One Up è una vita extra e non la rifiuterò mai. Se ci sono troppi nemici, posso usare il mio oggetto, il mio oggetto attivo, che mi rende vulnerabile per un breve periodo. Insieme al coltello fa molto. È molto utile. Perché ti potenzia. Il mio Sacrificial Dagger dovrebbe fare anche un sacco di danni insieme al mio Demon Baby. Quindi siamo oggettivamente diventati molto più potenti con BFF. Per un attimo stavo pensando. Stavo pensando tra me mentre lo stavo scegliendo. Ok, so che è utile e c'è anche un motivo valido. Non mi viene in mente. Credo che mi verrà in mente appena inizio appena continuo la grid mod. Tu nel frattempo prendilo. Tra me e me mi sono detto questo. Effettivamente è vero, perché Sacrificial Dagger, che non ci avevo pensato, viene potenziato. L'altro mio famiglio diventa più grosso. Quindi è oggettivamente utile. Allora. Ok, questa è una stanza di merda. Cioè, questo è un momento molto brutto per noi. Questi nemici sono anche abbastanza fastidiosi, quindi è meglio utilizzarla adesso. Mentre invece per ora come ora c'è Scolex che spero di uccidere facilmente. Quantomeno abbiamo il coltello che non è diciamo il metodo peggiore per colpirlo. Insieme a ovviamente la possibilità di sparare anche un buon rate of fire. Stranissima sta combo, non l'ho mai vista. Cioè nel senso la combo con tecnologia più coltello di mamma che era così buona non lo sapevo. Anzi, credevo che era inutile perché sono rimasto in questo caso al vecchio Isaac, che era oggettivamente inutile nel vecchio Isaac una combo del genere, poiché poteva avere o la tecnologia o il coltello. E in questo caso puoi avere sia uno che l'altro, quindi bene. E fanno tutti e due il tuo danno, quindi ottimo. Posso prendere purtroppo soltanto un cuore nero e poi ci sono dei raid che non sono molto utili. Ok, scendiamo qua sotto e continuiamo. Qua, a meno che non trovo l'oggetto e la partita non lo compro perché credo di essere abbastanza messo bene. Non ho più bisogno di chiave, dei scissor, dei picky shears, cioè è buono. Damage up, quello lo prendiamo però a fine piano dopo il patto con Satana perché ora come ora non lo vorrei. C'era Grotormo nello scorso piano e sono un idiota perché non l'ho preso. Però va bene. Picky Shears lo usiamo prima. E adesso abbiamo anche un altro famiglio. Che scala lo stesso con il nostro danno. Che è potente. È effettivamente potente. Ed è buono. Soprattutto perché abbiamo sia l'effetto. E qua mi pento di non aver accolto. Giusto per sottolineare. La Car Battery. Perché adesso potevamo avere due famiglie ogni volta che lo usavamo. Ed eravamo oggettivamente OP. Perché Picky Shears è uno dei migliori, a mio avviso, oggetti del gioco, secondo me, anti-boss.
Secondo altri, forse ci sono altri oggetti. Secondo me è questo uno dei migliori oggetti del gioco. Va bene. Ok, continuiamo subito. Sistema un'altra cosa. Scusatemi, mille blocchi, però spero che vi va bene. Ok, nel frattempo, dopo 1000 blocchi, comunque siamo ancora a 13 minuti qua e no, non voglio comprare nulla, perché perdo anche l'effetto Picky Shears, quindi meglio mantenerlo, visto che fanno un danno esagerato. Guardate quanto poco tempo battiamo di avversari. Cioè, una cosa assurda le Picky Shears. Mi devo ricordare di mantenermene una carica per poterlo usare contro il boss. Complimenti per quel danno, non me l'aspettavo quel colpo. Non è di avversari, questo è The Dark One. Ora dovrebbe esserci un Patton Satana. Speriamo che non ci siano nemici. No, ci sono soltanto due rune, che sono un Agalaz, che uso a sto punto visto che è inutile, Gera che tengo. Perfetto. Adesso posso raddoppiare tutti i soldi del prossimo piano. Cosa buona e giusta, anche se mi aspettavo un patto con Satana. E no, non faccio come quell'episodio in cui mi sono dimenticato il Magic Mush, lo raccolgo io il Demit, perché se no mi mandavo a cagare. Sono più 20, 0,27, che tristezza, mi aspettavo che fosse migliore. Ok, vediamo che c'è qua sopra, a meno che non c'è. I D20 non mi interesserà nulla, infatti non mi interessa nulla di quello che c'è qui. In realtà sì, mi interessa questo. Ora non mi interessa veramente più nulla. Madonna, c'è cioè anche. Vabbè, quello lì non fa nulla a prendere. Posso anche rinunciarci. Quindi, ok, adesso mi terrò sul lato basso perché ho intenzione di utilizzare Gera a fine piano. Ovviamente i nemici sono abbastanza stronzi per il fatto principale che mi sono andati addosso. Mi terrò anche una carica, quindi userò soltanto una volta, a meno che non mi darà batterie il mio Battery Baby. Madò quanti danni. Penso che dovrò comprarmi cuori di fede se proprio necessito. In realtà posso mettermi qua e non dovrei poterne subire nessuno. Oh, vabbè che se proprio necessito non ho problemi a comprarmi cuori di fede, anzi. Dovrei essere tranquillamente facilitato a farlo. Perfetto, adesso da ora in poi non utilizzo più le cariche perché non ho voglia di contare. Infatti non sono abbastanza comunque, giusto per poterlo dire. Sì, speravo sinceramente che non facevate ciò. Però quantomeno il nostro famiglio fa abbastanza danno ad eliminarvi. Per famiglio intendo il coso di Picky Shears comunque. Per eliminarvi velocemente. Sì, credo che abbiamo appena vinto un'altra grid mod. Non so se farmi il patto con Satana, però credo che lo farò. Essendo la prima volta che siamo con Maddalena, posso raddoppiare tutti i soldi prima di tutto, perché adesso non ne dropperò più. Qualsiasi cosa succede. Tu muori in fretta. Manca ancora l'altro a metà vita. Quindi dovrebbe apparire fra poco. E poi potrò raccogliere poi tutti i soldi. Sì, eccolo qua. Perfetto. Mancano soltanto adesso i piccoli nemici e sono tutti morti. Sinceramente non mi aspettavo una partita di 15 minuti in grid mode. Mi aspettavo qualcosina di più. Però beh, siamo diventati OP subito con Maddalena. E credo che questa sarà una delle ultime volte che vedete Maddalena. Almeno finché non completiamo tutto il resto. Empty Vessel sarebbe anche buono perché mi ripaga oggettivamente per ciò che mi chiede. Quindi potrei prenderlo. Sì, penso che lo prendo, quantomeno Empty Vessel, perché mi ridà il cuore nero. E a sto punto senza cuori rossi è inutile tenerselo. The Hierophant. Posso in realtà dargli a questo punto un cuore di fede? Maledizione a te. Sto pensando a come agire. Nello scontro contro Mega Grid non necessito di cuori di fede. Quindi posso prendermi l'oggetto di Gappi oggettivamente. Dargli un cuore e mezzo. Ok. E poi usiamo questa, magari mi rifullava. Dargli un cuore e mezzo. E poi usarlo una volta e fregarmene. Ok, sei stato stronzo perché non mi hai voluto dare nulla. 99 monete. Possiamo uscire di qua e completare la grid mod. Cioè, io ho fatto di tutto per ottenere qualche oggetto e alla fine, però non ne necessito così tanto. Sono un idiota.
Maledizione a me, ho premuto spazio per sbaglio. Vabbè, speriamo nel battery baby. Comunque abbiamo abbastanza danno per poter eliminare tranquillamente Grid senza doverci preoccupare assolutamente di nulla, anzi, perché possiamo colpire sia da lontano che da vicino. E si attiva l'effetto di Empty Vessel grazie al fatto che abbiamo dato quell'ultimo cuore rosso che avevamo, che ci era rimasto. Quindi oggettivamente è stato più utile di quanto sembra. È più importante far attivare in realtà, tra i tanti effetti, quello cioè di utilizzare il coltello soltanto quando abbiamo anche l'effetto, non mi viene il nome ma adesso mi verrà, di Maw the Void. Quindi ok, retrovision dà fastidio, però non troppo, dai, cioè, ci sono revisioni peggiori. questa è una battutaccia, chiedo scusa. Se il mio battery baby volesse funzionare, però vabbè, funziona più che altro il mio effetto di Book of Belial grazie all'Empty Vessel, ha sbrucicato il mio battery baby, ma comunque non mi sembra che abbia dato tutta questa grande potenza o comunque rallentamento alla stanza, perché battery baby ha vari effetti. Mi dà una batteria droppata a terra, oppure una batteria droppata a terra, oppure l'effetto di... Scusate se ci metto un po' di difficoltà a parlare, ma sto cercando di tenermi concentrato, ma allo stesso tempo eliminare tutto ciò che si muove. Mi dà l'effetto di o una batteria, oppure di bloccare tutti i nemici, oppure di bloccare tutti i nemici e allo stesso tempo... oltre a bloccare tutti i nemici, cioè bloccare tutti i nemici, una batteria o una sola carica. Possiamo credo eliminare facilmente queste chiavi, perché abbiamo un attacco che dovrebbe shottarli quasi, e dei famigli che comunque sono forti, comunque sono riusciti a farmi danno, complimenti a loro. La batteria è quella qui, quella che vi serviva, grazie. Adesso dovremmo aver concluso completamente il tutto, perché appena si libera il coso, io ho il mio famiglio che dovrebbe quantomeno semi-shottarlo. Sì, ecco, infatti è andata esattamente così. È completata per fortuna la grid. Allora, abbiamo sbloccato l'incenso, credo, e Colorful Baby, perché abbiamo completamente finito con Madalena. Adesso diamo tutti i centesimi bozzi e poi concludiamo qua. Cosa da dire in particolare? Che non mi aspettavo di fare una gridmon in 20 minuti, prima di tutto. Non mi aspettavo di fare una gridmon in 20 minuti così facilmente. Mi aspettavo, che ne so, un po' più di difficoltà. Sì, oggettivamente sì, me l'aspettavo molta di più di difficoltà. E quindi, beh, sono rimasto un po' così. Essendo la prima volta con Maddalena... Magdalene, o come la volete chiamare, ci permette la Gridbot di donare, credo, tutti i centesimi, perché rimane a 0% fino a tot centesimi donati. E abbiamo sbloccato Special Shopkeeper. No, ci fate 50 centesimi e poi sale a 1% anche la prima volta, vero? Però comunque è una possibilità più alta del solito, che non fa mai male. La grid mod dovrebbe salvare questa cosa, nel senso che io la prossima volta che farò con Maddalena la grid mod, per dire, avrò l'1% di possibilità di blocco. Ok, mi ha fatto donare quasi tutti i centesimi, sono abbastanza contento, abbiamo sbloccato shopkeeper speciali. Vi faccio rivedere il finale della grid mod, che da un po' che non lo vediamo, lo commento sopra. Per me questo rimane Isaac, che si trova in un punto del basement, gli crolla appunto il basement e rimane bloccato e diventa, e si spiega quindi, e allora la tesi più che altro si spiega quindi che Isaac è in realtà tutti i nemici. Questo è probabilmente un finale possibile che lui si è immaginato alla sua vita, secondo me. Poi non è detto, non sono un esperto della community, però visto che c'ero vi ho dato una mia idea. Sta di fatto che per questo video di Grid Mod è tutto. Daniele è tutto, scusatemi per alcuni blocchi durante il video, ma è durato comunque 20 minuti, non ci posso credere. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi, Daniele è tutto, al prossimo video, ciao a tutti.